Buongiorno, ho pensato per questi giorni freddi di rappresentare la leggenda del merlo che entra nel camino per scaldarsi e da bianco diventa nero. Trovate il cartamodello del biglietto sul sito della Biblioteca Civica di Udine, basta ritagliare, colorare e incollare i pezzi di cui si compone. Per prima cosa ritagliamo il disegno del camino e lo coloriamo più o meno come dovrebbe essere il camino in cui si rifugierà il nostro merlo. Dopo aver stampato la parte in cui è disegnato il merlo, ritagliamo anche un foglio di plastica trasparente che abbia le sue stesse dimensioni. Mettiamo il foglio trasparente sul disegno del merlo e con un pennarello indelebile ricalchiamo questo disegno. Possiamo adesso colorare il merlo stampato sulla carta e lo faremo del suo vero colore, il nero. Sul merlo trasparente coloreremo solo il becco e gli occhi, sempre con un pennarello per lucidi. Adesso non ci resta che mettere insieme i pezzi. Anzitutto uniamo con dello scotch biadesivo il disegno del camino alla busta che lo conterrà e lo facciamo in questo modo. Poi chiudiamo il biglietto mettendo altro scotch sulla linguetta che andrà sotto la cornice. Possiamo usare anche la colla per unire questi pezzi, ma con lo scotch biadesivo il lavoro sarà sicuramente più veloce e preciso. A parte uniamo i due merli. Li appoggiamo in questo modo sul nostro tavolo da lavoro e mettiamo lo scotch tra i due fogli. Una volta uniti, il merlo trasparente resterà sovrapposto al merlo colorato di nero. Infine, infiliamo i merli all'interno del biglietto. Il merlo colorato sulla carta bianca andrà infilato dietro il disegno del camino, mentre il merlo disegnato sul foglio trasparente andrà messo sopra il disegno del camino. Ed ecco ciò che succede quando muoviamo questi due fogli su e giù. Il merlo che in origine è bianco entra nel camino per scaldarsi dal freddo e ne esce sporco di fuliggine, nero, come lo conosciamo tutti. Se vi è piaciuta questa trasformazione, non dimenticate di scaricare lo schema dal sito internet della biblioteca. Buon lavoro a tutti!